Il governo traballa e c'è già chi ragiona in caso di crisi e di un'eventuale Letta bis su possibili maggioranze alternative, ovviamente orfane di Silvio Berlusconi, ma non del PDL tutto. Improbabili o meno che siano questi scenari, di sicuro alimentano sospetti e veleni all'interno degli schieramenti. La caccia ai senatori di prodiana memoria, insomma, sarebbe già iniziata, perché proprio a Palazzo Madama, se il Cavaliere rovesciasse il tavolo, che si giocherebbe la partita decisiva per la fiducia ad un governo altro. Del resto il capo dello Stato Napolitano ha già detto chiaramente che il ritorno alle urne sarebbe fatale per il Paese. La navigazione è a vista e non manca chi getta sassi tra i marosi. Il primo a cimentarsi nel vecchio sport della politica è Gianfranco Miccichè, ex PDL, oggi Grande Sud. So per certo, rivela, che nel PD stanno già lavorando alla campagna acquisti nel centrodestra per sostenere un Letta bis. Il sottosegretario alla pubblica amministrazione si dice però certo che non saranno molti parlamentari disposti ad esporsi e giocarsi una rielezione in cambio, aggiunge, di nulla. Miccichè non fa nomi, ma avverte il partito di Epifani. I franchi tiratori contro Letta sarebbero comunque più numerosi degli improbabili sostenitori reclutati nel PDL, perché la vera fronda di chi vuole andare al voto conclude nel PD. Berlusconi non farà saltare il governo Letta, afferma anche Paolo Naccarato, senatore del GAL, il gruppo Grandi Autonomie e Libertà, per motivi di ordine interno ed internazionale, politici e non, spiega. Ma se proprio per la miopia di tutti il Cavaliere prendesse una decisione simile, emergerebbe al Senato una maggioranza silenziosa e il leader del PDL, la previsione di Naccarato, avrebbe molte delusioni e sorprese. Blinda la compagine PDLina a Palazzo Madama invece il capogruppo Renato Schifani. Nessun dubbio sulla tenuta e soprattutto nessuna insofferenza o perplessità tra i senatori di Via dell'Umiltà, afferma con nettezza, solo illazioni. C'è intanto chi mette le mani avanti, è il senatore PDL Domenico Scilipoti, che salvò già una volta un esecutivo in bilico, quello allora di Berlusconi, passando nel 2010 dall'Italia dei Valori al gruppo misto della Camera. In caso di crisi ammette prima di tutto la responsabilità verso il Paese e poi, ricorda Scilipoti, per i parlamentari non esiste nessun vincolo di mandato. Chi si tira fuori dalla caccia al senatore è il Movimento 5 Stelle, indisponibile a maggioranze variabili. La linea dura l'ha detta ancora una volta Beppe Grillo dal suo blog. In caso di crisi prepariamoci al voto e a vincere le elezioni. Poi, rivolta ai politici, torna ai toni ruvidi di sempre. Vanno cacciati a calci nel culo. Ogni voto un calcio in culo.